Oltre che un po' di sorpresa c'è sempre anche per i nostri relatori che vengono da fuori, quindi mi sembra un benvenuto veramente caloroso a Lea Mattarella che è con noi questa sera e che parlerà di Modigliani. E adesso tra un po' ve la presento. Mi perdonerete se approfitto sempre di questi pochi minuti di introduzione per ricordarvi i prossimi appuntamenti. Intanto l'ultimo appuntamento conclusivo di questo ciclo dedicato così ai grandi maestri, quelli che abbiamo scelto particolarmente rappresentativi, perché Lea, questo è un po' il taglio che abbiamo voluto dare, quello di scegliere i maestri che aprono delle strade nuove per l'arte del Novecento, e questi cinque nomi ci sembravano i più significativi. Quindi concluderemo con Kandinsky. Kandinsky, grande maestro dell'astrattismo, che ci sarà raccontato da Ada Masoero il 2 di dicembre, sempre allo stesso orario. Invece vi anticipo il prossimo ciclo, che viene immediatamente dopo e che nasce insieme a questo, che è quello dedicato ai grandi musei d'America. Senza soluzione di continuità sostanzialmente, perché la settimana dopo, già il 9 dicembre, apriremo questa nuova serie di incontri che, ve lo segnalo subito, ha un orario leggermente diverso, quindi inizieremo alle 18:15 dal 9 dicembre in questi quattro appuntamenti che vedete. Il primo appuntamento sarà, diciamo, un duetto tra me e l'amico Robert Simon, gallerista e storico dell'arte di New York, e parleremo di New York. Alessandro Martini ci parlerà dell'architettura e delle nuove architetture per i musei, che è un fenomeno davvero impressionante che sta investendo da anni gli Stati Uniti, ma non solo. Philip Rylands, che è il direttore della Peggy Guggenheim Collection di Venezia, ci parlerà del caso Guggenheim e del caso di questi musei, questo brand museale che sta facendo il giro del pianeta. E Timothy Standring, un amico da Denver, ci racconterà di cosa vuol dire per un museo avere una buona performance, ecco il concetto di performance nei musei d'America. Spero che questo numeroso pubblico accoglierà anche i prossimi ospiti, perché ben tre, vedete, sono stranieri, quindi spero che il vostro calore li raggiunga anche in quel caso. Lascio ovviamente la parola a Lea Mattarella dopo due parole mie di presentazione. Innanzitutto mi piace ricordare che con Lea ci siamo conosciute proprio grazie a Modigliani, in un viaggio in cui ci facevano vedere in anteprima le opere per una mostra che ci sarebbe stata su Modigliani, e quindi siamo andati a Parigi a vedere i luoghi di Modigliani e lì ci siamo conosciute. Quindi, oltre a essere simpatica, brava, competente e un'esperta di Modigliani, è, diciamo, anche un'amica che questa coincidenza mi aumenta il piacere di averla qui con noi proprio a parlare di questo grande artista. Lea si è laureata, è romana, si è laureata alla Sapienza di Roma, ha fatto il suo curriculum tipico degli studiosi, facendo la scuola di specializzazione e poi il dottorato anche in altre città rispetto a Roma, e divide la sua attività. Vi ricordate che vi ho detto che quest'anno mi piaceva scegliere queste figure che giocano su due binari, quello della didattica, quindi Lea insegna storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Belle Arti di Napoli, ma anche il secondo binario, che è quello del giornalismo. Lea è critica per La Repubblica e per un paio almeno di importanti periodici di settore, che sono Arte, del Cairo Mondadori editore, e Arte Dossier, che conoscerete, oltre a essere caporedattore della rivista Zeusi, una nuova rivista interdisciplinare di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa con Marco Di Capo. Ecco, Lea svolge quindi, oltre all'attività didattica e scientifica, che implica sempre, diciamo, va di pari passo con la docenza, però questa importante attività di divulgazione che il giornalismo ci consente di fare. Siamo in extremis, in zona Cesarini, riusciti anche a sistemare la visione del video di là per le persone che non riescono ad accomodarsi qui. Non so se di là c'è ancora qualche posto a sedere, ma si può seguire
diciamo, in contemporanea vedendo il video e ovviamente ascoltando le parole di Lea Mattarella, che ancora saluto e ringrazio tantissimo e che ovviamente accogliamo con un applauso. Grazie Lea. Buonasera e grazie, davvero sono emozionata di parlare a un pubblico così numeroso e ringrazio Anna per avermi invitato a parlare di questo artista insieme a voi e soprattutto appunto ringrazio voi di essere così tanti e attenti anche vedo. E io comincio, ho portato delle immagini. Ovviamente. Sì, facciamo venire lui da solo. Okay. Eccolo qui, Amedeo Modigliani. Amedeo Modigliani è un artista italiano. È nato a Livorno nel 1884, eppure parlare di lui significa parlare di Parigi, e la città dove arriva nel 1906, attratto anche lui, come molti altri artisti, da una città che era considerata il centro dell'arte e che per lungo è stata considerata il centro dell'arte. Il centro dell'arte nuova, quello che voi avete visto appunto con i precedenti interventi di Francesca Castellani, di Anna Orlando e di Marco Di Capo. E lui arriva a Parigi e racconta Parigi. Questa figura che vedete qui, appunto, questo è l'unico autoritratto di Modigliani, è stato realizzato nel 1919, cioè un anno prima della sua morte, cioè poco prima della sua morte. E Modigliani racconta Parigi in un modo molto speciale, perché non ha dipinto ritratti, ha dipinto solo ritratti, non ha dipinto paesaggi, non ha dipinto caffè, non ha dipinto appunto tutta quella Parigi che voi siete abituati a vedere appunto attraverso le opere degli impressionisti e di tutti coloro che hanno seguito, raccontando proprio la città attraverso appunto le strade, i caffè, i teatri. Modigliani ha raccontato soltanto delle facce, ha scelto di partecipare appunto a questa grande avventura del modernismo con i volti. Sosteneva e diceva sempre questa frase: per lavorare ho bisogno di un essere vivente, di vedermelo davanti. Quindi la sua è una narrazione di vita, è una narrazione di volti. E voi vedrete in questa oretta che passeremo insieme un'infilata di immagini che sono le sue donne, le donne amate, i collezionisti che gli stavano intorno, gli artisti, i poeti. Questa è la Parigi di Modigliani. E quindi un italiano a Parigi, che cosa significa? Gertrude Stein, la grande scrittrice americana, ha scritto un libro su Picasso che ha questo incipit. La pittura dell'Ottocento fu fatta solo in Francia e dai francesi, fuori da lì non esisteva. E voi questo lo avete visto con Degas, con Monet, con Cézanne, cioè tutti i francesi che hanno davvero cambiato il corso dell'arte moderna. La pittura del Novecento, dice Gertrude Stein, fu fatta in Francia ma da spagnoli. Ora, lei portava acqua al suo mulino, ovviamente stava scrivendo un libro su Picasso, che per lei era il più grande artista vivente. Però dice una cosa vera, la pittura del Novecento è stata fatta in Francia ma dagli stranieri, dagli artisti che arrivavano in Francia attirati proprio da questo mito della pittura francese. E artisti che si muovono tra Montparnasse e Montmartre, sono questi due luoghi. E Modigliani arriverà a Parigi e abiterà all'inizio a Montmartre e dopo sarà uno dei grandi artisti di Montparnasse. E, prendiamo appunto, adesso vi faccio qualche esempio di figure vicine a Modigliani. Vicino a Modigliani c'è un rumeno come Constantin Brancusi, un lituano come
Sutin, un polacco come Moisle Kisling. Poi ci sono a Parigi il giapponese Fujita, e ci sono i russi, arriva anche Marc Chagall e vedrete che arriverà anche Kandinsky, appunto l'artista di cui parlerà Adama Zoero. E ci sono gli olandesi, arriva Van Dongen, arriva anche Mondrian, gli spagnoli, appunto Miró, Picasso, Gris, passano tutti da qui. Intorno a Modigliani però, intorno appunto a questa figura che vedete qui in questo autoritratto molto semplificato, in cui appunto Modigliani è arrivato proprio al suo linguaggio maturo, che è questo, e vedremo poi come ci arriva. Modigliani è diventato un artista mito, è diventato un artista leggenda. Questo è perché ha incarnato proprio la leggenda dell'artista maledetto, dell'artista tutto genio e sregolatezza, che ha dato vita appunto a una serie di biografie romanzate, ne è appena uscita una, e di film. Vi ricorderete senz'altro lo straordinario film con Gérard Philippe del 1958, in cui appunto Gérard Philippe interpretava Modigliani, e una bellissima Enouk Amet interpretava la sua compagna Jeanne Buterne. Ma qualche anno fa invece il film I colori dell'anima con Andy Garcia, in cui Andy Garcia appunto interpreta un Modigliani che è in continua rivalità con Picasso, cosa in parte vera, ma insomma in questo film ovviamente è stato accentuato un aspetto che non è poi così fondamentale nel racconto su Modigliani. E quando arriva a Parigi, Modigliani aveva cominciato a studiare, viene da una famiglia ebrea, ha una mamma molto colta, e aveva studiato con lei. E quando arriva a Parigi, appunto, era già stato a Firenze, dove aveva conosciuto il Rinascimento italiano, fondamentale per la sua formazione, e era stato a Venezia, dove aveva conosciuto il colore, appunto, ed era stato a Roma. E da Roma scrive questa lettera al suo amico e collega Oscar Ghiglia, in cui dice: a Roma ho raccolto la verità sull'arte e sulla vita. Ecco, già fin dall'inizio si vede questo rapporto che Modigliani comincia ad avere, importantissimo, tra arte e vita, che si autosostengono, non sono mai separati, cioè si alimentano l'una con l'altra. Modigliani parla di vita, parla di esistenza. E se vogliamo fare appunto un discorso rispondendo proprio alla domanda di Anna, no? Al fatto di chiedersi che cosa ha aperto Modigliani, qual è la strada appunto nella contemporaneità che ha aperto Modigliani, è proprio quella del considerare importante l'esistenza, cioè tutto l'esistenzialismo, appunto Giacometti fino appunto ad artisti come Bacon, artisti come Lucian Freud, possono aver preso qualcosa dalla disperazione, a volte anche dal lato eroico che Modigliani racconta dell'uomo e del suo incedere nel mondo. È questo che a Modigliani interessa, ed è questo appunto che diventerà poi fondamentale per la pittura successiva. E Modigliani era un grande seduttore, sono state tre le donne importanti nella sua vita, ma insomma ne hanno avute moltissime. Lui, il racconto su Modigliani è quello di un uomo dedito alle donne, dedito all'alcol, dedito alla droga, che vive in miseria, che ha dei grandi problemi di salute, perché appunto Modigliani aveva avuto il tifo, aveva avuto la tubercolosi, ma continuava appunto a trascurare gli aspetti fondamentali appunto della sua salute per una vita assolutamente sregolata. E la sua prima compagna importante è questa poetessa russa che si chiama Anna Akhmatova. Anna ha lasciato uno scritto bellissimo su Modigliani, in cui scrive, appunto, loro si conoscono immediatamente appena Modigliani arriva a Parigi, e, insomma intorno al 1908, e lei dice: come ora capisco, lo colpiva in me più di ogni altra cosa la capacità di indovinare i pensieri, di vedere i sogni altrui. Ecco, in questa frase c'è tutto Modigliani, no? Indovinare i pensieri, vedere i sogni altrui è quello che lui ha cercato di fare con i suoi ritratti, che sono appunto che sono stati l'unico elemento con cui lui ha lavorato per tutta la sua breve vita. Quindi ha dipinto soltanto 4 paesaggi, nell'ultima fase della sua vita passa un periodo a Nizza e appunto dipinge questi 4 paesaggi, ma insomma non sono certo il Modigliani fondamentale. Che cosa succede quando Modigliani arriva a Parigi?
Nel 1907 c'è la grande retrospettiva su Paul Cézanne, di cui voi avete già parlato, e vedete come Modigliani comincia proprio ad avere a guardare Cézanne, si infervora per Cézanne. Guardate questo suonatore di violoncello, che è uno appunto dei primi quadri che Modigliani dipinge a Parigi, accanto alla Madame Cézanne, ed è ancora forse più pregnante il rapporto con la Madame Cézanne che c'è qui in mostra, perché appunto c'è questo suo bisogno appunto di costruire la figura per grandi masse cromatiche, e questa pennellata, che è una pennellata cézanniana, anche i colori sono cézanniani, questo fondo è cézanniano, guardate il rapporto appunto tra il fondo di Modigliani e il fondo di Cézanne, e anche appunto il soggetto stesso, il suonatore appunto fa parte di un mondo che è un mondo quotidiano, che appunto è anche questo in qualche modo ricollegabile a Cézanne. E poi c'è questa idea appunto di lavorare proprio per sintesi di elementi, e questo appunto è quello che faceva Cézanne. È fondamentale per Modigliani l'idea di Cézanne, che sosteneva Cézanne, di raccontare la natura attraverso il cono, la sfera e il cilindro. Ecco, il cono, la sfera e il cilindro per Modigliani sono il modo di raccontare i volti, il modo di raccontare le facce, il modo di raccontare l'uomo e non più la natura. Adesso guardate questo appunto questo pezzettino proprio di camicia del suonatore di violoncello di Modigliani, che sembra quasi un pezzetto delle Montagnes Saint-Victoire di Cézanne. È costruito con la stessa identica pennellata, con gli stessi identici colori. Quindi appunto Cézanne, grande amore per Cézanne. Poi succede un'altra cosa importante, ed è quella appunto del rapporto con Picasso del periodo blu. Questo è appunto Picasso è una figura importante in questo momento, così come è importantissima la figura di questo artista qui, che si chiama Constantin Brancusi, è un grandissimo scultore che arriva dalla Romania ed è colui che comincia a far scolpire Modigliani. Modigliani all'inizio voleva essere scultore, lui era nato proprio per fare lo scultore. La pittura è in qualche modo una seconda scelta, poi è la cosa fondamentale della sua vita, ma Brancusi lo porterà appunto a scolpire la materia, e vedremo in che modo. In questo momento vi voglio far vedere come nel 1909 questo blu, che praticamente trasfigura completamente le immagini, sia appunto fondamentale per Modigliani e sia in relazione senz'altro al Picasso del periodo blu. E guardate qui anche c'è questo grande autoritratto di Picasso con questo Maurice Drouhour, che è uno scultore amico di Modigliani, che Modigliani appunto dipinge con questo, praticamente correggendo proprio tutto con questo blu, che è un colore malinconico, che è un colore freddo, che è un colore appunto che accentua il carattere drammatico del soggetto. Drouhour, insieme a Jean Alexandre, avrà che appunto questa figura qui appoggiata con la testa appoggiata alla mano, che è proprio l'iconografia classica della malinconia. Questi due personaggi avranno anche loro un destino tragico, moriranno giovanissimi, il primo in guerra e il secondo di tubercolosi, come Modigliani. Jean Alexandre è il fratello di un'altra figura importante per Modi, come lo chiamavano appunto i francesi, perché è il fratello di Paul. Paul è un medico che è il primo collezionista di Modigliani. Modigliani vive in una miseria nera, ma trova ogni tanto appunto delle persone che gli danno una mano. Per esempio Paul Alexandre gli fornisce un atelier per lavorare, e quindi gli fornisce questo luogo in cui lui si può dedicare appunto a quella che in questo momento è la sua passione, cioè la pittura. Guardate quest'opera è un'opera del 1908, anche questa
ha appunto un blu che è appunto il colore di Modigliani in questi anni, però guardate questa linea, c'è già quella che sarà l'elemento fondamentale di Modigliani, ovvero la linea. Modigliani costruisce tutto con la linea, soltanto che qui è una linea spezzata, è una linea appunto come quella del ritratto d'uomo che avete visto in mostra qui, che vi farò vedere dopo. C'è ancora una linea che appunto che viene, che è una linea che sarà successivamente addolcita. E Modigliani arriva al suo linguaggio maturo, arriva a diventare Modigliani attraverso, ecco, questa è un'altra opera che vi volevo far vedere, perché appunto c'è questo busto di giovane che vedete è dipinto su due, cioè è il busto che copre un altro dipinto che c'è sottostante, che vedete qui c'è un volto. Allora questo significa due cose: il primo, che questo è un artista che ancora si sta cercando, vedete è un artista che appunto che dipinge, ridipinge sopra, e d'altro canto è anche proprio l'infinita povertà di Modigliani che gli fa utilizzare la stessa tela. Il ritratto di Paul Alexandre, di Jean Alexandre, che avete visto prima, è il verso di un recto, che è il ritratto di Costantin Brancusi che vi avevo fatto vedere. Quindi appunto c'è questo giovane che appunto si cerca, è povero, riutilizza la stessa tela e a un certo punto scopre la scultura, eccolo qua, lo scopre grazie a Brancusi. Guardate come si somiglia, come somiglia all'inizio il lavoro di Modigliani con Brancusi. Che cos'è la scultura per Modigliani e che cos'è la scultura per Brancusi? Non è modellare la creta, non è avere a che fare con una materia malleabile, con una materia morbida, ma è scontrarsi con la pietra, è utilizzare lo scalpello e il martello sulla pietra, cioè è un rapporto di forza. Modigliani incide la pietra, lo farà per due anni in una maniera appunto eroica quasi, perché Modigliani è un artista che ha degli infiniti problemi di salute e quindi è per la salute che a un certo punto abbandona la scultura e torna alla pittura. Ma la scultura è fondamentale, perché la scultura gli fa raggiungere quella che sarà appunto la sintesi, il lato proprio di astrazione quasi appunto dell'oggetto che ha davanti, che è sempre un oggetto uomo, ricordiamo, e appunto questo lo farà attraverso la sintesi di una scultura in cui noi cominciamo a vedere tutto il Modigliani che prende non soltanto appunto dall'arte africana, per esempio, come succede in quest'opera. Guardate, questa è una tarda testa di Modigliani, che ha questa stilizzazione che chiaramente nasce da un interesse per l'arte africana che in questo momento è importantissimo per tutti gli artisti. Picasso nel 1907 dipinge le sue Demoiselles d'Avignon, in cui ci sono appunto queste maschere africane, però per Modigliani, mentre Picasso prende proprio il lato selvaggio dell'Africa, Modigliani immagina un'Africa che è un'Africa appunto sintetica, e qui c'è già tutta l'idea di Modigliani dell'allungamento delle sue forme, che è una deformazione anche questa, esattamente come stavano facendo, come avevano fatto i cubisti, come stavano facendo gli espressionisti, eccetera, ma è una deformazione che ha in sé l'idea appunto dell'armonia, della grazia. Per Modigliani l'arte non è altro che ricerca di armonia e non quindi qualcosa appunto che Modigliani non aderirà mai al cubismo o al futurismo, per esempio. Un artista italiano avrebbe potuto avere e aveva senz'altro dei contatti con i futuristi, ma i futuristi volevano distruggere. Modigliani in realtà vuole costruire, e costruisce anche guardando appunto questa immagine sintetica. Ha fatto parlare della Grecia arcaica, cioè appunto del kuros, eccolo qua, un confronto tra questa proprio
impassibilità del volto del Kuros e l'impassibilità dei volti di Modigliani, delle sculture di Modigliani. Questa qui è una testa che è appunto una testa probabilmente della Anna Akhmatova. Anna Akhmatova in quel tempo appunto lo accompagnava nelle sue appunto nei musei, e racconta proprio che non c'era soltanto l'arte africana, non c'era soltanto l'arte classica, ma un altro grande amore di Modigliani è l'arte egizia. E in quel tempo, scrive Anna, Modigliani sognava l'Egitto, mi portò al Louvre perché visitassi la sezione egizia. Affermava che tutto il resto, tout le reste, non era degno di attenzione. Disegnò la mia testa in acconciatura da regina egizia. Che tutto il resto non fosse degno di attenzione, in realtà non è vero. A Modigliani ha portato con sé per tutta la vita la sua formazione italiana. Si racconta che avesse delle cartoline che portava sempre con sé, che erano appunto le cartoline dei pittori che lui amava, e che erano appunto Botticelli, Filippo Lippi, Carpaccio e ovviamente, come potete immaginare, Parmigianino, cioè l'autore appunto di quella Madonna col collo lungo che vi farò vedere, che naturalmente è fondamentale per Modigliani. Altro elemento fondamentale per Modigliani, vedete, ecco, questa qui è proprio l'impassibilità di Battista Sforza. Anche qui appunto il Rinascimento italiano che torna trasfigurato, semplificato, ma è comunque fondamentale per la formazione di Modigliani. Ecco, Modigliani riesce a guardare dietro di sé e a immaginare un linguaggio completamente nuovo, a prendere tutto ma a fare qualcosa che è soltanto Modigliani. In questo momento Modigliani non ha nessuno che dipinge come lui. Se pensate a Picasso, il genio Picasso che ha inventato il cubismo, ma in fondo Picasso e Braque facevano la stessa cosa, quasi si possono confondere in alcuni anni. Modigliani è Modigliani, è fuori da tutte le mode, è fuori da quello che succede, si muove appunto in una città in cui da una parte c'è il cubismo, dall'altra c'è l'espressionismo, ma lui appunto ha una strada che è una sua strada. Modigliani è un artista unico, riconoscibilissimo, e che appunto è diventato un mito, una leggenda, anche a causa della sua vita, questa vita appunto in cui lui appunto beveva, aveva appunto, cioè faceva uso di droga, non aveva alcuna attenzione per la sua salute, girava per Parigi appunto in questi posti mitici, la Coupole, la Rotonde, che sono diventati i posti di una Parigi in cui è veramente nata la modernità, no? E appunto si racconta che vivesse in miseria, ma era per esempio elegantissimo, era un dandy, aveva sempre il suo foulard in questa elegante giacca di velluto, aveva questa grande sciarpa rossa, era un grandissimo seduttore. E appunto io ogni volta che penso appunto alla vita di Modigliani, di Utrillo, di questi pittori che poi appunto sono morti appunto tra sborni e droga eccetera, mi viene in mente la leggenda del santo bevitore di Joseph Roth, no? In cui c'è questa figura che cammina per Parigi, che alla fine muore, e con questa fine che è una specie di preghiera: voglia Dio concedere a tutti noi, a noi bevitori, una morte tanto lieve e bella. Ecco, a Modigliani questa vita sregolata alimenta la creatività, ma appunto gli concede e appunto una morte precoce. Modigliani muore nel 1920 a 36 anni, e appunto ed era proprio la sua salute cagionevole a fargli abbandonare la scultura. Questo è un altro grande amore di Modigliani, guardate come è modiglianesco, è appunto un'opera di Tino di Camaino, che è un artista del 300 che Modigliani aveva visto a Firenze.
Delle sculture di Modigliani devo anche raccontarvi naturalmente l'episodio di quei spiritosoni che nel 1984, vi ricorderete, avevano appunto hanno creato questa bagarre intorno alle sue sculture, tanto che per un lunghissimo tempo nessuno storico dell'arte ha osato più studiare le sculture di Modigliani. Soltanto qualche anno fa c'è stata una mostra al MART di coraggiosissimi studiosi che hanno attribuito a Modigliani altre 3 sculture, oltre appunto a quelle che di solito si considerano di Modigliani. Hanno avuto questo grande coraggio. E, che cosa è successo nel 1984? A Livorno si raccontava che Modigliani nel 1909, tornato da un viaggio appunto per un soggiorno a Livorno, non fosse soddisfatto del suo lavoro di scultore e avesse buttato le sue sculture nel fosso reale di Livorno. Allora, 1984, centenario della nascita di Modigliani, questi due storici dell'arte appassionati che sono Dario e Vera Durbé decidono praticamente di dragare il fosso per vedere se riescono a trovare delle opere di Modigliani, e con grande emozione effettivamente le trovano, e io li perdono per aver creduto che quelle opere fossero di Modigliani, perché lì c'era una passione, c'era, loro hanno veramente creduto, avevano studiato Modigliani, erano pieni di aspettative. E quindi è vero che hanno sbagliato, Dario Durbé si è giocato anche il suo posto di soprintendente appunto alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma per questo. Ma se voi vi vedete quei filmati in cui c'è questa donna, la Vera Durbé, che racconta abbiamo trovato, c'è questa felicità del ritrovamento, sono stati ovviamente ingenui, sono stati moltissimi, poi storici dell'arte hanno detto che meraviglia è Modigliani. In realtà erano stati 3 spiritosoni col Black & Decker che appunto poi sono andati in televisione a vedere come avevano fatto Modigliani appunto queste sculture, che effettivamente a vederle oggi sono veramente brutte. Rispetto appunto alla bellezza, alla grazia che ha Modigliani. Però erano anche sculture che Modigliani aveva buttato, cioè mettetevi nei panni di questi due che appunto che ritrovano le sculture, sono brutte, ma d'altra parte sono brutte, sono quelle che a lui non piacevano, le aveva buttate nel fosso, e quindi va anche bene che siano brutte. Insomma, comunque gli spiritosoni del Black & Decker hanno fatto parlare ancora una volta di Modigliani e non del suo stile, ma appunto della sua vita. E, eccoci qua, e questi sono dei disegni che Modigliani crea nel momento in cui appunto scolpisce, perché aveva pensato di fare un grandissimo tempio della voluttà, cioè un grandissimo tempio pensato proprio per il piacere. Le cariatidi sono appunto elementi architettonici che dovevano sorreggere un architrave di questo grande tempio in cui tutto fosse in armonia. Vedete come Modigliani cerca proprio l'armonia, la bellezza, guardate come questi sono bellissimi questi disegni in cui c'è proprio questa linea, che è una linea che si comincia sempre di più ad addolcire, a diventare una linea femminile, a diventare una linea rotonda, una curva, una linea morbida, rispetto appunto all'ebrea che avevate visto, in cui appunto la linea invece era spezzata. Questa linea diventerà appunto sempre più aggraziata. Modigliani farà moltissimi disegni di cariatidi, eccolo qua uno in cui c'è questa idea proprio della sintesi che vi fa pensare all'Egitto di cui parlavamo prima, l'Egitto di cui Anna Akhmatova parlava appunto, dell'ammirazione che Modigliani aveva per l'Egitto. E guardate come appunto l'unico pezzo di scultura che Modigliani riesce a realizzare è questo, è l'unica cariatide in scultura, tutto il resto appunto sono disegni. Dopodiché Modigliani non riesce più a scolpire, è la sua salute che gli fa abbandonare la scultura, però è successo qualcosa. La scultura ha cambiato il modo di dipingere di Modigliani. Guardate come questo ritratto, Raymond si chiama appunto perché è scritto qui, spessissimo Modigliani scrive il nome dei suoi effigiati appunto sul fondo, in questo caso lo scrive davanti. Raymond probabilmente, e vediamo come siamo ancora in questa Parigi leggendaria, Raymond probabilmente è Raymond Radiguet,
che è appunto l'autore del romanzo Il diavolo in corpo, anche lui morto giovanissimo, scrive questo romanzo a 20 anni e dopo muore. Vedete, c'è questo destino che riappare. Guardate come questa testa, questo naso che è diventato un triangolo sia proprio trasportato dalla scultura, la semplicità, la semplificazione di Modigliani sia trasportata dalla scultura alla pittura. La pittura di Modigliani è cambiata. Un'altra cosa fondamentale in Modigliani è questo sguardo qui, che voi vedete, uno sguardo vuoto. In questo caso è soltanto un occhio che lui appunto non dipinge nel ritratto di Radiguet e comincia proprio qui a comparire questo che è uno sguardo liquido, che è uno sguardo senza pupille. Perché Modigliani dipinge le sue figure e non tutte, vedremo, con questo sguardo liquido? È come se riprendesse il principio di Emanuele Swedenborg, che è questo scrittore, filosofo e mistico, scienziato del Seicento, che viene considerato il padre dello spiritismo, che sostiene che appunto che l'artista sia un veggente che non guarda all'esterno ma ha uno sguardo interiore. Cioè, e questo è il nuovo sguardo che Modigliani elargisce ai suoi amici, agli artisti che rappresenta. Ed è proprio l'idea appunto che l'artista non debba guardare all'esterno ma debba guardare dentro di sé. E quindi è come se fosse un occhio di Raymond Radiguet è rivolto all'interno, è rivolto all'interiorità. E questa un'altra volta, vedete come ancora una volta Modigliani parla di vita, parla di esistenza, parla di emozione, parla di interiorità e non appunto di qualcosa che è esterno. Questo lo dirà benissimo Jean Cocteau, un altro amico di Modigliani di cui vi farò vedere il ritratto, che dice: i ritratti di Modigliani non sono il riflesso della sua linea esteriore ma di quella interiore. Quindi Cocteau capisce che la cosa fondamentale Modigliani è la linea della sua grazia nobile, acuta, agile, pericolosa, simile al corno del leocorno. Ecco, quindi c'è qualcosa nello stesso tempo di appunto interiore e di misterioso, come appunto il corno del leocorno. Guardate ancora una volta con un rapporto tra questa testa del 1911 e il ritratto di Beatrice Hastings davanti a una porta del 1915. Beatrice è un'altra delle donne di Modigliani, un'altra figura importante nella vita di Modigliani. Io ho scritto un saggio sulle donne di Modigliani, per cui mi viene naturale raccontarvele come se le conoscessi ormai. Allora, Beatrice è una giornalista inglese che lavora per questo giornale che si chiama il New Age e deve praticamente raccontare proprio quello che succede a Parigi nel mondo artistico. E conosce Modigliani e i due hanno veramente una relazione turbolenta, pare che litigassero come due selvaggi. C'è questo Zadkin che dice appunto: non fu un rapporto felice, ma durante 2 anni che stettero insieme Modigliani si rivolse decisamente alla pittura. Quindi non un rapporto felice, grandi lite, e Beatrice, vedete qui, è costruita come Modigliani costruirà tutte le sue figure, con questo collo che è diventato appunto una colonna e una testa che sembra un capitello. Cioè, nella semplificazione Modigliani arriva a concepire la figura quasi come se fosse un'architettura. Questo sguardo di Beatrice, anche lei con un occhio chiuso e l'altro aperto, è anche qui, cioè questa, è come se ci fosse, cioè se Modigliani ci portasse a considerare in maniera completamente nuova il rapporto tra chi viene ritratto, l'autore che ritrae e noi che un giorno lo guarderemo. Cioè, noi abbiamo sempre pensato che e tutti i ritratti da sempre sono una storia di sguardi. Modigliani, e vedremo ancora meglio dopo con altre immagini, ci fa capire che l'identità non è nello sguardo. Cioè, è il primo artista che ci porta a concepire un'identità che non è raffigurata appunto negli occhi, è qualcosa di completamente diverso. Perché le figure di Modigliani assomigliano
ai soggetti, assomigliano ai motivi che Modigliani guarda, ma non con lo sguardo. Gli sguardi sono appunto questi sguardi liquidi. Su Beatrice Hastings e Anna Akhmatova dice che appunto scrive in questo suo saggio su Modigliani, in questo suo racconto veramente più che saggio su Modigliani, scrive: ho sentito dire che a illuminarlo sia stata Beatrice, che lo chiamava perla e porco. Posso assicurare che lui era già illuminato. Quindi lei appunto racconta di un Modigliani che già appunto amava la poesia, amava l'arte, amava appunto Dante, si racconta che Modigliani declamasse Dante ad alta voce per le strade di Parigi, leggeva Nietzsche, leggeva D'Annunzio, leggeva Verlaine, e Anna dice lo leggevamo già insieme, per carità, non è stata Beatrice. Quindi in un tardo scritto di Anna, quando Modigliani è già morto, c'è ancora un pizzico di gelosia. E guardate appunto questo fondo, che è un fondo appunto con una porta, che è un fondo che troveremo spesso in Modigliani. In Modigliani troviamo due tipi di fondi: o questo fondo con una porta, o un fondo molto poco dipinto, cioè dipinto in maniera molto approssimativa, da cui appunto emerge la figura. Andiamo avanti, questo qui è un altro pittore amico di Modigliani. Vedete come Modigliani cerca Frank Haviland, pittore cubista, e Modigliani cerca appunto qui il, cioè, si confronta con la pittura divisionista, con questa piccola pittura a tocchi, e quindi ancora una volta ha un nuovo tipo di pittura. E Haviland era un pittore cubista, quindi è come se in qualche modo fosse, cioè questo tentativo di scomposizione fosse quasi un omaggio al pittore che sta rappresentando. In realtà lui diceva del cubismo: non vi occupate dei cubisti, non parlate dei cubisti, cercano soltanto i mezzi senza occuparsi della vita che li utilizza. Ecco, quindi vedete ancora una volta la parola vita che ricompare nella storia di Modigliani. Questi sono altri due artisti appunto che Modigliani frequenta a Parigi. Lui è Moise Kinsling, anche lui appunto arriva dall'est, e Cham Soutine. Soutine avete in mostra un drammaticissimo qui appunto alla mostra delle opere di Detroit, un drammaticissimo vaso di fiori rossi. Soutine è un altro artista straordinario, un artista molto drammatico, e vedete come Kinsling ha gli occhi che sono dei grandi occhi ovali, e probabilmente Modigliani rappresenta Kinsling con questi occhi perché questi erano gli occhi delle figure che Kinsling dipingeva. Kinsling dipingeva dei ritratti con delle figure con dei grandi occhi. Soutine è rappresentato proprio come sempre con questa idea appunto del collo che è una colonna, con questa appunto una testa che è un capitello, e si vede proprio tutto l'ardore, tutta l'idea proprio di questo artista che diceva: voglio raccontare Parigi in una carcassa di bue, che è quello che farà, perché il quadro più importante di Soutine è una carcassa di bue, un bue squartato che riprende Rembrandt, ma nello stesso tempo ci porta già là dove sarà Bacon. Quindi anche Soutine è un artista innovativo. E ancora andiamo avanti, questo qui è Picasso, vedete, a Picasso non viene dato lo sguardo da veggente, ed è vero appunto che c'è una forte rivalità tra Picasso e Modigliani. Quello che è importante è che appunto qua lui scrive questa frase appunto, cioè questa parola savoir, cioè il sapere, no? E rappresenta Picasso come in una maniera molto confusa, cioè con una pittura che è una pittura veramente approssimativa, e con questo sguardo che è uno sguardo, se volete, che rappresenta proprio tutta la sensualità indolente
di Picasso. Picasso era un altro grande seduttore, esattamente come Modigliani, ed è come se Modigliani in quest'opera gli riconoscesse questo. Però appunto dice: non guardate i cubisti, non parlate dei cubisti, perché si occupano solo dei mezzi, cioè della forma, e non della vita, cioè e non appunto del racconto esistenziale che per Modigliani sarà fondamentale. Ecco, Paul Guillaume e Leopold Sboroski sono altri due importanti personaggi della vita di Modigliani. Guardate, Sboroski ha qui intorno quasi un'aureola, una sorta di luce. Lui è un poeta che aiuta moltissimo Modigliani, è quello che gli fa fare le prime mostre, che cerca appunto di dargli in tutti i modi una mano, e Paul Guillaume è il suo primo collezionista. E appunto questa è un'opera del 1916, questa è un'opera del 1918, e vedete che qualcosa è cambiato nei termini di semplificazione, cioè Modigliani va sempre di più verso un'idea di addolcire la forma, semplificare la forma, e questo è dovuto anche alla sua vita personale, che vedremo come si evolve appunto tra il 1916 e il 1917. Questi sono due capolavori, e vedete, in cui c'è veramente come con poco si riesce a realizzare qualcosa di straordinario, e c'è questa sempre astrazione della fisionomia, non una concretizzazione, che però, se voi guardate le foto di Paul Guillaume, le foto di Sboroski in questo momento, riconoscete che ci sono loro, anche se appunto se non c'è più il loro sguardo. Lo sguardo è diventato soltanto il nostro, loro guardano all'interno, guardano da un'altra parte, non guardano verso di noi. Hanno anche loro la loro poesia, il loro mondo da appunto analizzare all'interno. Ecco qua, questo è Jean Cocteau, di cui prima avevo letto quella frase che parla dei ritratti di Modigliani, e guardate come c'è una sorta di altezzosità con questa linea, appunto, che è una linea spezzata ancora una volta. Lui appunto è questa figura che guarda con un solo occhio, naturalmente, in maniera un po' sprezzante il mondo. E di Cocteau è questo che si racconta, appunto, che fosse una figura con una grande personalità e con un grande senso appunto del suo fare, di se stesso, grande poeta, grande scrittore, gay dichiarato, insomma, anche in questo appunto c'è una piccola parte di scandalo, che alla fine diventerà accademico di Francia. Vedete come le figure di Modigliani si assomigliano tutte, ma sono tutte diverse, perché ognuna di loro porta la propria personalità, e quindi c'è una forma che Modigliani ha trovato. È come se Modigliani volesse vedere tutte le sue opere insieme, dialogare insieme, che appunto hanno un'armonia, non soltanto la singola opera, ma ogni opera accanto all'altra. Sono tutte in qualche modo simili, lui ha trovato una forma che le unifica. Nello stesso tempo però ognuna di loro parla di se stessa, parla del proprio sentire, che è quello che interessa a Modigliani. Ecco, questo è Max Jacob, appunto scrittore, accanto a Sendras poeta, e vedete la cosa che vi dicevo prima sullo sfondo, scusate, appunto c'è una porta da cui emergono queste figure, o altrimenti appunto un fondo che è un fondo trattato sempre in maniera appunto pittoricamente approssimativa, è come se non volesse realizzare proprio un fondo continuo. E vedete come non ci sono mai elementi estranei alla faccia, al volto. Cioè lui non ci dice mai dove siamo, in che posto siamo. Siamo nello studio di Max Jacob o nella casa di Beatrice Hastings prima? Non ci dà mai delle informazioni attraverso i dettagli, per esempio appunto dell'ambiente in cui ci troviamo. Di solito appunto c'è un fondo, che è un fondo trattato in maniera molto molto semplificata. E guardate come appunto qui c'è davvero tutto il Modigliani che avevamo visto nella scultura, soprattutto nel ritratto di Sendras, no? Cioè questi sono volumi, sono architetture, sono appunto costruzioni. Arriva il 1917 e Modigliani comincia a
immaginare di dipingere dei nudi. Forse lo fa anche per una ragione economica, perché appunto il nudo era qualcosa che era venduto, quindi forse probabilmente anche i suoi mercanti, le persone che gli stanno vicino, gli suggeriscono: perché non ti dedichi al nudo? E lui fa questo e realizza questi suoi nudi straordinari, in cui, vedete, è sempre la linea a costruire tutto, però i nudi di Modigliani vengono esposti nel 1917 alla Galleria di Bert Veil, e saranno esposti soltanto poche ore, perché immediatamente la galleria viene chiusa per l'oltraggio al pudore, per appunto, Modigliani riceve una denuncia per oltraggio al pudore. Che cosa scandalizzava in questi nudi? Proprio la loro esplicita, l'idea proprio che ci fosse un esplicito desiderio femminile. Cioè, queste sono veramente delle donne che con la loro indolenza invitano a guardare e ad ammirare e a partecipare alla loro sensualità. Guardate, cioè, questa figura che ha appunto una mano sui genitali, o quest'altra che appunto è in una posa estremamente provocante. Ed è il fatto che questi nudi sono loro, non sono dei nudi che rappresentano qualcos'altro, non c'è più il simbolo, sono semplicemente appunto delle figure femminili nude che sembrano quasi offrire proprio la loro sensualità allo sguardo del visitatore. Guardate questa appunto che si volta con fare ammiccante. E infine eccolo qui, il nudo sdraiato del 1917, che sarebbe interessante sapere che cosa pensa il poliziotto, la polizia che è andata a chiudere la mostra di Modigliani, sapendo che questo nudo è stato l'altro ieri, proprio c'è stata appunto questa coincidenza di cui parlavamo prima con Anna Orlando, è stato battuto in un'asta di Christie's a 170 milioni di dollari. Cioè, 170 milioni di dollari sono una cifra che non si può immaginare, forse nemmeno che cifra è. Ed è la seconda opera più venduta di tutti i tempi, e la prima, per continuare con appunto quella rivalità che c'era tra Modigliani e Picasso, che era appunto una rivalità perché probabilmente entrambi si riconoscevano come due grandi, l'opera più venduta appunto di tutti i tempi nel mondo è un'opera di Picasso, sono Le donne di Algeri di Picasso, che hanno fatto appunto qualche milione in più. Ma questa, appunto, guardate la bellezza di quest'opera, in cui appunto, però guardate anche la sfrontatezza, il modo in cui appunto questa figura ha i genitali in primo piano, ha appunto un atteggiamento che è tutt'altro che pudico. Cioè, per Modigliani raccontare il nudo è raccontare la sessualità, raccontare qualcosa che è esplicitamente sessuale e non appunto non sottinteso. E questo naturalmente nel 1917 poteva anche creare qualche problema. Andiamo avanti, ve ne faccio vedere appunto un altro, perché sempre per questa idea appunto di questi fondi, che vedete anche in che cosa poi Modigliani è stato premonitore, non soltanto nell'idea appunto della vita, dell'esistenza, anche della tragedia dell'uomo che si legge nelle opere di Modigliani. C'è già sempre una sorta di malinconia, non c'è mai un trionfalismo, non sono mai ritratti in cui c'è qualcuno che appare come chissà chi, sono sempre figure. Se avete visto i tre ritratti in mostra, questo elemento è fondamentale, sono sempre figure con cui Modigliani ha una sorta di empatia, gente semplice, o i suoi amici, gli artisti, eccetera, o le persone semplici, ma anche appunto questo modo di dipingere, che è un modo di dipingere estremamente libero. Allora lui mette insieme questi fondi appunto in cui la pennellata è libera con la sua toscanità. Voi sapete che l'arte, è appunto da sempre, l'arte dal 400 in avanti, l'arte fiorentina è proprio l'arte toscana, nasce sull'idea appunto del disegno, della linea,
che appunto si dice sempre contrapposta invece all'arte veneta, all'arte veneziana, perché l'arte veneziana non costruisce con la linea ma costruisce con il colore. Allora lui non solo è italiano, è toscano, e quindi questa linea se la porta dietro insieme alle sue fotografie di Carpaccio, Botticelli, Filippo Lippi, Parmigianino, eccetera. Ha proprio questo senso, qua c'è tutta la toscanità di Modigliani, che rifà proprio, cioè che costruisce volume attraverso la linea. E ecco, questi sono i tre ritratti in mostra. Vedete, questo è il ritratto d'uomo in cui c'è ancora quella linea spezzata, e qua Modigliani sembra vedere un pochino un piccolo confronto con l'espressionismo, perché comunque è a Parigi, comunque guarda quello che gli succede intorno, ed è comunque una persona rapace, una persona che prende, che appunto che coglie, raccoglie tutto quello che vede. E vedete come appunto ancora una volta c'è questo, cioè noi non riusciamo a guardare negli occhi queste figure, eppure sembra che possiamo sapere tutto di loro. Guardate lei com'è malinconica, com'è appunto, come poi Modigliani si è arrivato quasi appunto all'astrazione della fisionomia. Guardate anche appunto il modo in cui sono trattate le spalle, cioè c'è una linea che lentamente diventa sempre più dolce, aggraziata, e la ragione è anche perché appunto Modigliani ha incontrato Jeanne Buterre, questa donna fondamentale per la sua vita, e Modigliani lo sarà ancora di più per la vita di Jeanne. E guardate questo è veramente un capolavoro, appunto, in cui c'è questa figura di questo giovanetto che è nello stesso tempo un po' sfrontato e un po', vedete, sembra immalinconito da una sofferenza precoce, come se appunto anche lui ne avesse viste già tante, questo sguardo appunto che è questo sguardo liquido, ma appunto una sorta di sfrontatezza giovanile che è data anche appunto dalla posizione del cappello. Ma quello che è meraviglioso è questa costruzione di forme che nascono appunto da questi toni, che sono tutti toni bruciati, su cui poi se sembra esplodere questo nero che fuoriesce proprio dalla tela. E siamo nel 1919 e Modigliani ha ancora pochissimo da vivere, ma nel 1900, tra il 1916 e il 1917 è entrata lei nella sua vita. Jeanne Buterne ha 19 anni quando conosce Modigliani. È un artista e appunto vuole dipingere, e viene da una buona famiglia parigina, alla quale viene un accidente quando si accorge che la figlia frequenta appunto questo artista sporco, misero, drogato, bevitore, eccetera. Ma lei continua, guardate la bellezza di questo quadro in cui appunto Modigliani ci restituisce gli occhi di Jeanne, che poi Jeanne aveva dei bellissimi occhi azzurri, ma appunto come tutto questo sia diventato veramente un fare che è un fare di grazia, cioè veramente una grande dolcezza, questa dolcezza che è proprio è il linguaggio ultimo di Modigliani. Chissà dove sarebbe andato se non fosse morto, appunto, perché le ultime opere sono delle opere struggenti proprio di malinconia e di dolcezza. Guardate poi qui, questo è un ritratto famosissimo di Jeanne, in cui c'è Jeanne appunto con questo lungo collo, e appunto il rapporto che si può fare proprio tutto con il Rinascimento italiano, che lui recupera. C'è sempre questa porta dietro, vedete, e qua appunto c'è una Jeanne che somiglia alla figura di Botticelli. Mi dispiace di non avere un'immagine a colore, ho trovato solo questa, ma è appunto tratta dalla vita di Mosè che Botticelli dipinge nella Cappella Sistina, dove ci sono appunto le storie dell'Antico e del Nuovo Testamento dipinte da molti artisti del 400. E andiamo avanti. Altro elemento fondamentale, guardate
la posizione di Jean e guardate anche appunto questi occhi allungati, come il Medioevo sia anche lui fondamentale nella nascita di questo linguaggio di Modigliani e soprattutto appunto la figura di Simone Martini. D'altra parte tutti dicevano che appunto che Jean somigliava a una Madonna senese, era bella come una Madonna senese. Poi vi farò vedere appunto un'immagine della Jean. E eccoci qui appunto come il mondo di Modigliani estremamente, estremamente moderno, estremamente nuovo, cioè delle figure che noi non potevamo mai immaginare se non ci fosse stato Modigliani, questo modo di dipingere la figura nasce proprio dalla conoscenza del passato. Ecco, la Madonna dal collo lungo di Parmigianino ovviamente doveva far parte anche lei di tutto il linguaggio di Modigliani. Questo insieme però all'arte africana, alla sintesi dell'arte africana, insieme alla sintesi dell'arte egizia e naturalmente a Parigi, alla modernità, a tutto ciò che era cambiato e che voi avete visto, per esempio appunto la pennellata di Cézanne o di Monet o il modo appunto straordinario e completamente nuovo di guardare gli interni di Degas. E andiamo avanti, eccola, questa è Jean, eccola qui dicendo appunto nel momento in cui conosce Modigliani, è una giovanissima ragazza e questo è un autoritratto che si fa Jean, probabilmente è del 16, quindi probabilmente non so se aveva già conosciuto Modigliani o doveva ancora conoscerlo, ma probabilmente lo aveva già conosciuto, perché vedete qua c'è proprio una sintesi che è una sintesi appunto veramente modiglianesca anche lei. E anche lei lavora appunto per via di levare, cioè appunto, manca il naso, ha una struttura estremamente sintetica e dietro anche lei appunto non dà delle indicazioni di dove siamo, in che luogo siamo, che cosa, cioè è semplicemente quello che conta anche per lei è il volto. E questi sono altri due disegni di Jean. Perché Modigliani appunto nel 1920, nel 1919 veramente comincia appunto a peggiorare e ha bisogno di andare in un posto che sia più salutare appunto di Parigi, e il posto più salutare di Parigi è la Costa Azzurra, dove Jean e Modigliani passano appunto dei mesi, e Jean nel frattempo è rimasta incinta e appunto ha dato a Modigliani la sua bambina, e che i due chiamano Jean come la mamma. E guardate come Jean qui è veramente l'allieva di Modigliani, cioè non c'è più nulla, mentre in quell'altra opera ci poteva essere qualcosa di personale, appunto un guardare forse appunto alla pittura Nabi, alla pittura espressionista. Qui Jean ha veramente fatto suo tutto il linguaggio di Modigliani, sembra quasi una copia di Modigliani. Vedete come Modigliani è entrato prepotentemente nella vita di Jean e anche appunto nella sua pittura, e anche lei dipinge appunto questi occhi di Modigliani senza pupille, questi occhi senza sguardo. Ma quello che è impressionante è questa opera qui, che si chiama appunto La Suicida, in cui, adesso io purtroppo non l'ho trovata a colori, ma questa ha una massa di capelli rossi, che sono esattamente i capelli che abbiamo visto che nei tanti ritratti che Modigliani ha fatto di Jean, e quindi è come se appunto a raffigurare La Suicida Jean, cioè fosse lei, fosse un autoritratto appunto come suicida. E questo è abbastanza terribile, perché appunto per finire io vi ho portato questa immagine appunto della tomba di Modigliani, la tomba di Modigliani a Père Lachaise
a Parigi, dove appunto si legge, c'è scritta questa sulla lapide, c'è questa scritta: Amedeo Modigliani, nato a Livorno il 12 luglio 1884, morto a Parigi il 24 gennaio 1920, la morte lo colse quando giunse alla gloria. E sotto, Jeanne Buterne, nata a Parigi il 6 aprile 1898, morta a Parigi il 25 gennaio 1920, compagna di Amedeo Modigliani fino all'estremo sacrificio. Ecco, la vita di Modigliani non finisce mai il 24 gennaio del 1920, cioè alla data della sua morte. Ha sempre bisogno di un giorno in più. Nelle sue biografie troverete sempre questo 25 gennaio, che è il giorno della morte di Jeanne. Perché Jeanne, nel momento in cui Modigliani muore, incinta di 9 mesi, si getta dalla finestra e si uccide anche lei. Cioè, come se quella suicida fosse in qualche modo una premonizione di quello che sarebbe successo, come se lei avesse già pensato, nel momento in cui muore Modì, muoio anch'io. E quindi anche questo ha finito per colorare definitivamente la vita di Modigliani con i toni e i timbri della tragedia. Cioè, non solo la sua morte precoce, la sua vita appunto sregolata, che appunto che diventa mito e diventa leggenda, ma anche la sua donna che appunto che incinta muore dietro di lui. E per finire, appunto, io finirei ancora con una frase della Anna Akhmatova, che parlando di Modigliani dice: e tutto il divino scintillava in Modigliani solo attraverso una tenebra. Ecco, è come se questo artista avesse appunto insieme, avesse raccolto la grazia, la felicità del dipingere, l'armonia della pittura accanto appunto alla tenebra, all'abisso e alla tragedia. Grazie. Grazie a tutti, grazie soprattutto a Lea, che è stata veramente, ci ha trasportato in questo mondo, in quest'anima tormentata, con tutta la passione che i migliori storici dell'arte sanno trasmettere al loro pubblico. Vi aspetto mercoledì prossimo con Ada Mosoero e Kandinsky. Grazie ancora e grazie Lea.